Amici di Telegolfo, benvenuti al caracciolo che era fare Orlando Conte, Suio Anitrella, sotto una pioggia battente. Inizia qui questa domenica di promozione che torna dopo la settimana di meditazione imposta dalla federazione proprio per ragionare su quello che era il senso del calcio dopo l'aggressione all'arbitro. Chi vi parla è Giuseppe Capuano, le immagini sono guidate da Tiziana Palombi. Anitrella in maglia nera, Suio in maglia gialla. Andiamo subito a presentare le formazioni in campo, iniziando dagli ospiti. Tra i pali Lisi, 2 Cocco, 3 Merolle, 4 Bianchi, 5 Silvestri, 6 Lombardi, 7 Carfora, 8 Fortini, 9 Carmassi, 10 Celenza e 11 Alfonso. A disposizione di mister Angelo Bottoni in panchina col 12 Sbardella, 13 Belli, 14 Sera, 15 Fontana, 16 Delellis, 17 Fofana e 19 Mastrantoni. Dall'altra parte la squadra di casa di mister Pernice, Perillo tra i pali, D'Alessandro, Franco, Leonardo, Corrado, Zamparelli, Petrillo, Noli, Cenerelli, Martino e Veglia. In panca Venditti, Franco, Cercello, Signore, Vento, Verrengia, Ionta, Grimaldi e Abbattista. Arbitro della gara il signor Giulian Bosco, coadiuvato dall'assistente 1 che è Alessandro De Lorenzo e Simaco Aiosa, rispettivamente di Ostia Lido l'arbitro, Latina e Aprilia, i due collaboratori. Tutto pronto per il fischio d'inizio. Anitrella che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Si attende solo il ok del direttore di gara. Scesa una leggera pioggia. Chiamarla leggera è giusto per dargli un senso più leggero in tutti i sensi. Tutto pronto? Sarà Anitrella a dare il via alla contesa, gara che inizia con 17 minuti di ritardo rispetto al normale orario di gioco delle ore 11. Andiamo solo l'ok. Si può iniziare, gara che inizia adesso. Allora, Anitrella in possesso di palla, l'apertura panoramica che è preda del Suio, che può adesso impostare al centrocampo. Sarà difficile giocare palla a terra, no? Lì va in avanti per Cenerelli, che deve anche dosare le forze. Prova a tornare sul pallone Cenerelli, nulla da fare per lui. Martino prova a intervenire sul pallone, non c'è nessuna azione irregolare secondo il direttore di gara. Allora, pallone lanciato avanti, Zamparelli in avanti per trovare, anche se costretto al fallo su di lui, la difesa della Anitrella, il buon Cenerelli. Pallone lanciato avanti da Franco su una fascia dove è difficile gestirlo, ma Petrillo prova a gestire la sfera. Va il numero 7, nulla da fare per lui. Pallone rilanciato per Franco proprio sul dischetto del centrocampo. Zamparelli rilancia avanti, pallone che scende in zona Cenerelli, mette giù il pallone Cenerelli, può gestirlo, lo appoggia per Noli, il tiro subito, una prima occasione da parte del numero 8 di casa Noli, palla fuori, non di poco, rischiato quasi il gol Noli. Rilancio che sarà di Lisi, in tenuta arancio quest'oggi. C'è il fallo ai danni di Martino, nulla da fare per l'Anitrella che al momento non è mai arrivata nella zona dei pali, difesa.
da Perrillo. Ora un fallo, sarà complicato gestire il pallone in questo frangente campo che si sa in turno non ha mai avuto un'ottima tenuta. Sarà Lisi a battere questo calcio di punizione, sicuramente un lungo rinvio per lui. Una spiavola in mezzo, salta ad anticipare Leonardo, alza un campanile il suo a cercare Cenerelli che non riesce a intercettare. È un suo in turno che al momento è nella parte medio bassa della classifica, 12ª posizione con 12 punti, mentre la Nitrella è praticamente in terza posizione a 20 punti. Intanto Martino, il suo tiro becca completamente Cenerelli, era buona l'idea, purtroppo non si poteva smaterializzare il numero 9 centravanti del Suyomi in turno. Pallone gestito dalla Nitrella che prova a uscire adesso a testa alta. Martino commette fallo, se ne la vede lui per primo, blocca il pallone. Sarà Lisi a rilanciare, lancio in avanti, controllo sulla mediana, poi Zamparelli può anticipare tutti, passaggio a passo a cercare il numero 7 Petrillo, pallone che resta lì in zona però non trova soluzioni. Allora la Nitrella cerca di attaccare con l'ex Formia Carfora, Carfora su due uomini non riesce a filtrare, c'è il ritorno su di lui da parte di Corrado, ottima la chiusura del numero 5 che interviene di nuovo, si ripete nella chiusura difensiva. Noli non perfetto il suo aggancio, il pallone torna alle maglie nere che possono adesso gestire con il numero 5 Silvestri per vie centrali, l'appoggio di petto elegante, poi Petrillo riesce a intervenire, forse fa su di lui, lascia continuare il direttore di gara per il vantaggio. Martino lancia in profondità, palla lunga e pedalare per Cenerelli, il controllo del centravanti quasi greco-romana per lui, commette fallo Cenerelli, adesso richiamato dal direttore di gara Stefano Cenerelli. Sarà dura per lui quest'oggi lottare in mezzo ai due centrali difensivi della Nitrella, ma è il suo mestiere, lui che in giovane età era proprio un centrale difensivo, è stato reinventato attaccante da Pernice che ne ha fatto praticamente da mentore in questo cammino di formazione da centravanti. Tanto pallone pericoloso, la parata in due tempi di Perrillo al quarto minuto. Rilancia in avanti il suo Cenerelli, lo stop sulla mediana, riesce a divincolarsi in qualche modo. Noli, l'apertura che non parte, poi l'arbitro porta a passeggio il pallone. Ancora Noli, nulla da fare per la squadra di casa. Martino lotta su questo pallone, lo recupera, cross in mezzo, frana a terra Cenerelli. L'arbitro che ha lasciato continuare sia sulla caduta di Coco che sulla caduta di Cenerelli. Cenerelli che fra poco avrà la tenuta uguale alla Nitrella, visto il fango del campo di Minturno. Intanto Franco falloso ai danni del numero 9 Carmassi, sarà calcio di punizione. Stesso Carmassi che si porta sul punto di battuta. Calcio di punizione laborioso, Perrillo a posizionare la barriera, il classe 2000 chiamato ad un importante impegno in questa stagione, a difendere i pali da titolare. Ecco che parte il calcio di punizione basso da parte del numero 5 Silvestri, pallone che carambola in angolo. Rimane quindi in attacco per il primo corner della Nitrella, mentre si affaccia un timido sole sul campo, su Rolando Conte, pronto a calciare il corner in mezzo alla Nitrella. Si muovono gli alfieri, a battere ci sarà Bianchi, numero 4.
serve il piazzamento dei compagni, parte il pallone a spiovere direttamente in porta per Rillo, poi buona l'idea di Zamparelli, allontana in qualche modo il pallone il suo, per Rillo fa buona guardia, tiene il pallone, lancia in avanti per Martino che tiene il pallone in campo, anzi no, si alza la bandierina dell'assistente Aiossa. Poteva essere una bellissima ripartenza questa da parte del suo Terme Minturno, vanificata in questo frangente dal pallone che ha varcato la linea. Rimane comunque alta in pressing la squadra di casa. C'era stato però un fallo sulla partenza, quindi l'arbitro ha riavvolto praticamente il gioco. Franco lancio a spiovere in aria, Cenerelli per un attimo cinturato da parte di Lombardi, non c'è fallo, si può tranquillamente continuare. Controllato da Carfora, lancio a tagliare dall'altra parte, pallone lungo, anzi lunghissimo, che addirittura finisce sul fondo, anzi no, c'è rimessa laterale, poi ingannato la rete. Allora sarà il suo a giocarla con D'Alessandro, il classe 98, la gioca su Cenerelli, messo giù fallosamente Cenerelli. Leonardo va a portare le proprie ragioni al direttore di gara. Chiedendo una maggior tutela proprio nelle azioni fallose. Va da Alessandro, pallone lanciato in avanti di testa in qualche modo, anticipa tutti Silvestri. Pallone che taglia tutta la linea mediana del campo. Poi Zamparelli esce bene, tiene il pallone in campo. Però ottima la scelta di tempo del centrale, anzi si trattava di Corrado, non di Zamparelli. Non è giocato per Carfora, cerca il gioco di prestigio, non ci riesce. Franco legge bene, l'ex Sessana non lascia passare nessuno da quella parte. Adesso pescato un po' in avanti, era stato buono il controllo di Carmassima, rientrato su di lui Zamparelli. Bella qui la rottura di Leonardo che può lanciare in avanti, preferisce recuperare metri di centrocampo, pallone a cercare la corrente Noli, controllo di Noli, a che vedere con Lombardi. Noli prova il dribbling, vediamo se riesce a crossare, ora Noli cerca il varco, non c'è spazio però lì, Lombardi ha tolto tutto l'ossigeno, perde il pallone Noli, lo accompagna addirittura sul fondo Lombardi. Pezzo un istante utile per crossare il giocatore ex Formia Noli, centrocampista classe 2001, scorso anno in eccellenza a Formia, un ottimo elemento da tenere sott'occhio. Tanto pallone rimpallato per Carfora, tiro dalla distanza per Lombardi, anzi si trattava di Bianchi, sfera però ancora giocabile, batte sulla bandierina, si accontenta del corner. Allora la Nitrella con il suo Minturno che torna indietro ad arroccarsi a difesa della propria area di rigore. Sarà Bianchi a calciare, una Nitrella che non disdegna la conclusione da fuori, anche perché il pallone rimbalzando a terra può prendere strane traiettorie. Pallone sul primo palo di testa, Martino fa buona guardia, sfera ancora lì, però c'è il tentativo di controcross di Carfora, si gira bene Carfora però non trova varchi, Bianchi cerca la possibilità del corner, Bianchi, il pallone che parte, c'è ancora un controllo di Martino, utile in fase difensiva, qui Petrillo in un attimo riesce a far passare il pallone, poi lo perde a favore di Cocco. Zamparelli esce bene, poi Corrado lanciare in avanti per Petrillo che può trovare buoni varchi su quel lato di campo, ancora Petrillo lascia poi il pallone per il controllo ancora di Corrado, mancato poco per scaricare il sinistro a Corrado, interviene bene la difesa della Nitrella,
Poi Franco commette fallo su Carfora. 0-0, dodicesimo minuto alle soglie. Una gara che sembrava essere pregiudicata dalla pioggia al momento della discesa in campo delle due formazioni, adesso invece sembra tenere il campo, anzi le squadre possono permettersi anche qualche scatto in più, ci sono dei punti dove si nota le porzioni di asciutto. Tanto pallone che spiove in aria, Carmassi diciamo che l'appoggia a Perillo, bravo il portiere. Ancora la Nitrella però che gioca adesso in maniera convinta. Ecco Carfora che entra in aria, perde l'attimo giusto. Ancora un'azione pericolosissima al dodicesimo. Mancato l'ultimo scatto a Carfora, praticamente era steso Perillo a terra. Perillo a terra e Carfora non è riuscito ad avanzare. Chiedeva forse il rigore la Nitrella, ma l'arbitro non se l'è sentita di dare il penalty estremo. Perillo per Leonardo, il tentativo a cercare la velocità di Cenerelli, esce Lisi addirittura a far buona guardia dell'area antistante la propria porta. Leonardo, non c'è fallo, pallone per Perillo, sfera che torna a Leonardo. Leonardo, buono il suo dribbling, c'era Martino che si propone a Leonardo, pallone che diventa comunque buono per Trillo, lo rimette in mezzo, nulla da fare, una pozza aveva rimesso in gioco Petrillo, ma un suo arrembante con l'acqua protagonista in quella zona di campo che ha praticamente bloccato il pallone. Tanto si lotta sulla mediana, prova a mettere ordine Bianchi, Carmassi alle prese con centrale Zamparelli. Non se la mandano a dire i due, ha preso forse una botta a Zamparelli. Che ripartirà con Gigino Franco che va a lungo rinvio, non riesce a intervenire Petrillo, in seconda battuta ci arriva Cenerelli. Stefano Cenerelli gestisce il pallone su di lui Lombardi, palla che però è terminata fuori, nulla da fare per lui. Nitrella che tiene praticamente Carmassi sempre alto con le due ali, Carfora e il numero 11 Alfonso, pronti a farsi trovare a disposizione dell'attacco. Intanto ancora il pallone fermo, quella zona di campo dove c'è Pernice ad osservare in piedi i propri giocatori. Pallone lanciato avanti da Noli, ma predica nel deserto in questo caso. Cenerelli era dietro, ma è altissima la linea difensiva della Nitrella. Lisi, il suo rinvio altissimo, Zamparelli, Noli non riesce a intervenire, Bianchi pulisce questo pallone in questo caso, bello il triangolo che non si chiude per la Nitrella, con Fortini ultimo a toccare, può ripartire l'altro numero 8 per Martino, più impegnato in fase difensiva fin qui, Martino prova a rientrare sul sinistro, il tiro di Martino, Lisi mette a terra al quindicesimo. Altro tiro che impensierisce la porta. Leonardo il lancio in avanti, ma stretto in una morsa Cenerelli, questa volta c'è il fallo dell'attaccante, ma la chiusura su Cenerelli è sempre precisa e puntuale da parte della Nitrella. Che non lascia filtrare il pallone. L'invio di Lisi un po' di attesa per questo pallone scagliato in avanti, c'è il colpo di testa, Carmassi era in fuorigioco, azione pericolosa, Carmassi è sbucato dietro all'ultimo difensore davanti Petrillo, fortuna per il suo che il giocatore fosse oltre la linea
dei difensori. Invio che sarà ancora di Franco. Sfera che finisce fuori proprio tra le due panche, già rimessa a Bianchi. La gioca la Nitrella. Di testa anticipato Cenerelli. Poi Martino. Compagno il pallone fuori. E Cenerelli va a cercare spazio sulla fascia. Adesso il suo controllo si aiuta con un braccio abbastanza evidente. Ne prenderà tante di botte. Ne ha già prese tante Cenerelli fin qui. D'Alessandro, la sua chiusura, non c'è compagno sulla fascia a dar manforte. Pallone che scivola fuori, la rimessa sarà assegnata a Merolle, classe 99. Il pallone già battuto, Fermassi controlla la sfera, poi appoggia indietro Merolle, il cross in mezzo, pallone che taglia l'aria, non c'è nessuno pronto a rispondere presente. Allora può tranquillamente accompagnare fuori la sfera Corrado. L'invio corto che serve lo stesso Corrado. Adesso il suo che gioca palla a piede proprio davanti alla propria porta, addirittura nell'area di rigore. Lancio in avanti, buona scelta di tempo nella chiusura della Nitrella. Controllo adesso da parte di Alfonso, pallone messo a terra, c'è l'apertura per Carmassi, non può arrivarci il numero 9, anche capitano della Nitrella quest'oggi. La battuta che sarà di D'Alessandro. Squadre che fin qui si sono affrontate a volto scoperto, ma che non hanno costruito occasioni eclatanti. Occasioni sì, ma non eclatanti. D'Alessandro svirgola questo pallone, ritorna bene veglia dietro per Franco, col sinistro a cercare Martino. Corrado lancia in avanti, sfera fuori. Con il 4-3-3 con Cenerelli che è il vertice avanzato d'attacco, con alle spalle Martino e Petrillo, centrocampo formato da Noli, Veglia e Lonardo. Zamparelli di testa mette giù Corrado, prova a venire avanti di palla a piede, c'è il ritorno di Carfora su di lui, commette fallo. Un po' di nervosismo per il Suyom in turno. La battuta sarà sempre del capitano Franco. La tocca corta per Corrado, quella zona dove comunque il campo è asciutto. Prova a giocare di più il suo, poi lanciato a Cenerelli, su di lui ancora Lombardi di fisico. Il rilancio da parte di Cocco e preda dello stesso Corrado, che però non può appoggiare in gioco il pallone, mette fuori la sfera, rimessa che sarà dello stesso Cocco che aveva scagliato il pallone in avanti. Carmassi prova ad alimentare l'azione, poi Carfora, lo segue Martino. Carfora, c'è il fallo, abbastanza scomposto da parte di Corrado, qui deve stare attento a non beccare il giallo, invece arriva il giallo per Corrado. 20° minuto, ammonito Corrado, anche perché poco prima proprio Carfora aveva fatto un intervento su Corrado e Corrado non ha atteso per riconsegnare l'azione fallosa, solo che è stato evidente, l'arbitro lo ha punito. Primo giallo della gara allora per il numero 5 del suo Terme Minturno. Pallone che sarà calciato a spiovere in aria. Sempre il numero 4 Bianchi. Un bel gruppetto di maglie nere in aria. Si attende l'ok del direttore di gara. Va Bianchi, pallone che parte, Veglia spazza via lontano il pallone.
questo comunque è un corner la Nitrella, visto che l'azione di calcio di punizione non è stata giocata benissimo. Parte il corner per Rillo, si fa superare, poi Leonardo in qualche modo spazza fuori, pallone in aria, pericoloso, Veglia casca e c'è il fallo da parte di Silvestri in attacco. Pallone ripartirà da Alessandro per questo calcio di punizione. Ha scelto benissimo per Rillo la posizione su quel corner. Fortuna che ha recuperato la posizione, poi per Rillo qui conquista un ottimo fallo da parte di Merolle, può alzarsi tutto il suo. Qualcuno chiedeva anche l'ammonizione, non nettissimo il fallo, cioè netto il fallo ma non così cattivo da dover alzare il cartellino da parte del direttore di gara. Ci sentiamo quasi di avvalare la scelta del direttore di gara, ovviamente qualcuno se ne lamenterà, ma non ce ne vogliate. Lo stesso Veglia pronto a calciare di testa, Cianarelli pronto a sfruttare un ottimo terzo tempo, ma praticamente chiuso, gli viene negato l'accesso in aria. Martino, pallone per lui, problema di rimetterlo in mezzo per Cianarelli al volo, il tiro, la girata non trova nessuno, messo giù Cianarelli, il tiro dalla distanza di Veglia fuori di poco, azione molto concitata in aria. L'arbitro che sta comunque facendo giocare tanto, rompendo poco la gara. Ventiquattresimo, 0-0, Lisi. Leonardo alza il campanile, non c'è nessun compagno pronto, il pallone però torna da Noli. Cenerelli anticipato da Lombardi, l'ultimo pallone è stato toccato dal giocatore in maglia nera, quindi si rialza la squadra di Pernice. Corrado a cercare Leonardo, impegnato tantissimo in fase difensiva anche Leonardo, riuscito a dare poco in fase di costruzione in attacco fin qui. Eccolo, ancora intervenire su un pallone, Martino porta a passeggio la sfera, poi chiama Zamparelli all'ordine, lancio in avanti, Cenerelli di testa riesce a spizzare, c'è fuori gioco, anzi no, Petrillo, pallone per lui, bello il sombrero, il tiro fuori di poco, ma che aveva inventato Petrillo, applausi per lui. Ottimo pallone. Calcio d'angolo, comunque c'è stato un tocco da parte del direttore di gara. Allora Martino cercava di metterla in mezzo, mentre praticamente Cenerelli è francobollato da Lombardi. Gli tocca praticamente prendere tutte le vie possibili e immaginabili. Palla a spiare in mezzo, Lisi, pallone che gli scappa via. Lombardi pronto a rispondere. Carmassi, pallone che scappa via, Franco alza un campanile, non può arrivarci Martino, ci arriva Corrado, passaggio di Martino, si chiude il triangolo, Corrado lo cerca di mettere in mezzo, anche se sulle palle alte oggi sarà difficile per Cerelli. Bello il pallone di Martino, cross intercettato, ancora Noli, sfera che arriva comoda per l'intervento di Lisi che può gestire il pallone. Con calma Lisi prova a scaricare il cronometro, sfera per Carmassi, poi ha messo giù Veglia, prova a combattere, non ci arriva, forse un tocco di mano che aiuta Merolle a intercettare bene il terzino che supera due avversari, poi il pallone per Bianchi, va al cross Bianchi, primo palo per Rillo, lascia sfilare la sfera fuori, nulla a fare per la Nitrella che deve però presentarsi più seriamente dalle parti del portiere di Pernice se vuole portare a casa punti superiori al numero 1 del pareggio. Cenerelli, ancora tanta generosità, commette fallo adesso ai danni di Lombardi che frana a terra, viene richiamato Pernice.
Lombardi ha l'unico compito in gara di seguire ad ombra Cenerelli, e al momento sta avendo ragione il difensore, che sta annientando, sta togliendo praticamente un uomo a pernice, un uomo importante, un uomo d'ordine come Cenerelli, che lì davanti spesso e volentieri fa reparto anche da solo. Lisi pronto al rinvio, pallone lanciato a spiovere in mezzo, Carmassi riesce a intervenire, sfera che termina fuori. L'invio che sarà di D'Alessandro. Lombardi, sfera all'indietro addirittura per Lisi, fa bene Petrillo a correrci su quei palloni, perché l'acqua potrebbe fermare in qualsiasi momento la sfera. Lombardi è qui gomitata ai danni di Cenerelli da parte del numero 5 Silvestri, ammonito. Abbastanza netta la gomitata di Silvestri al 28esimo minuto, ammonito. E calcio di punizione per la squadra di casa nel suo Terme Minturno. Calcio di punizione che sicuramente non può cercare la soluzione di Potenza da questa distanza, dovrà sicuramente trovare un appoggio in aria, anche se è difficile crossare in aria da quel lato. Sarà Leonardo a battere, sembra intenzionato a crossare con gli uomini che entrano da sinistra. Parte il pallone, teso in mezzo, pallone intercettato in qualche modo, forse gamba tesa di Zamparelli, che alla fine riesce a intervenire sul pallone, mette fuori però la sfera. Battuta che sarà per Merolle. Merolle tergiversa un po' per questa battuta, non esce un granché. Pallone riconquistata in tre da Pallonardo, la perde, la riconquista, la perde, la riconquista praticamente il suo con quello che è una specie di flipper sulla linea mediana. Petrillo prova il dribbling su Merolle, accompagnato quasi all'uscita dal numero 3. Sfera fuori, ultimo tocco proprio dall'attaccante. Merolle, la sua battuta di testa, il pallone alzato, spazza via in qualche modo Fortini, alimenta Carfora, Carmassi non riesce a intervenire, Franco appoggio su Corrado, attenzione a Carfora, poi in affanno la difesa, adesso spazza via Franco, Cenerelli può spizzare di testa, Petrillo forse spinto, il guardalinea non segnala niente, un po' al limite questa situazione, anche perché Petrillo poteva correre verso la porta. Anticipato adesso Leonardo, Corrado alle prese con Carfora, alla fine alla meglio Carfora su questo pallone, riesce a crossare in mezzo, Petrillo con i pugni questa volta non se la sente di bloccare il tiro da dimenticare da parte di Calenza. Mezz'ora ormai superata, 0-0, Suio convincente, Anitrella da rivedere per quel che riguarda questa prima parte di primo tempo. Corrado alza il pallone a campanile, Petrillo riesce a intercettare, Cenerelli non aggancia, Lombardi spazza in avanti il pallone, Zamparelli prova ad accompagnare l'uscita alla sfera, vediamo se il pallone supera la linea. Sarà rimessa laterale, mentre praticamente Cenerelli è una maschera di fango, mentre il numero 5 Silvestri è praticamente pulito. Pallone controllato adesso da parte di Cocco, messo giù dalla Nitrella, che in quella zona di campo può sfruttare il terreno asciutto. Carmassi fa buona parte del pallone, la fa girare Bianchi su Calenza. Ancora la Nitrella che prova a fare una nutrita rete di passaggi, c'è fuori gioco, chiamato un po' in ritardo, ma alla fine è chiamato. È andato in out, ma non era d'accordo Fortini, numero 8.
rinvio anticipa netto questa volta. Ancora Cenerelli, entrata un po' sbilenca su di lui da parte di Lombardi, rimane a terra Cenerelli, brutto colpo alla tibia. Si rialza a fatica Cenerelli, claudicante. Non ha fatto entrare neanche i sanitari il direttore di gara. Si è rialzato Cenerelli, pallone verso Martino che sbuca bene da dietro. Martino ha cambiato fascia in questo frangente, nulla da fare però. Pallone per Leonardo, prova a calciare Leonardo, c'è il controllo di Merolle, forse con un braccio attaccato, dice l'arbitro. L'invio praticamente in tribuna da parte di Silvestri. Alessandro verso Leonardo, c'è libero Noli, la svirgola troppo Leonardo però in questo caso, non riesce a cercare il compagno. Può ripartire dalle tre, Lago Carfora praticamente arretrato quasi di 30 metri dalla propria posizione. Carmassi allontana il pallone ma nulla può, proprio sotto gli occhi di mister Bottoni. Sarà Corrado a rimettere in gioco il pallone quando ormai mancano 11 minuti alla segnalazione del recupero. Lombardi pallone lanciato in avanti, Carmassi riesce a intervenire, su di lui Franco, c'è fallo da parte di Franco. Calcio di munizione interessante per la Nitrella che ne ha già avuti due da quella zona di campo, oltre a due corner. Si piazzano i saltatori in aria, un po' macchinosa, spesso e volentieri la ripresa del gioco in questi frangenti. L'arbitro va a assicurare che guarda il movimento dei giocatori. Palla spiovere per Nillo, c'è gol! 1-0, 34esimo, errore di Perrillo. Perrillo sbaglia e c'è il gol di Bianchi. Ha cercato direttamente la porta Bianchi. Gol dell'1-0 firmato da Bianchi su calcio di punizione. Zero a 1, la Nitrella che non aveva praticamente quasi creato nulla si ritrova in vantaggio 1-0 su calcio di punizione di Bianchi, che ha dimostrato di avere un ottimo piede. Si è fatto sorprendere da Perrillo lontano dai pali, cercato di smanacciare ma nulla ha potuto. Avanti la Nitrella che praticamente, se già prima sullo 0-0 faceva roccaforte, adesso molto probabilmente cercherà di arretrare ancora di più il baricentro. Alfonso lascia scivolare il pallone fuori, rimessa che sarà di D'Alessandro. Rilanciato in avanti Carmassi, scivola Zamparelli alla ricerca del pallone. Suo rilancio in avanti Silvestri, pallone che non trova un proprietario. Poi Noli lancia a cercare Martino, poi in ritardo su questa sfera, in anticipo Cocco che alla fine però deve mettere in fallo laterale la sfera. Corrado a giocare lui il pallone. Sfera che spiove, Lisi la perde e poi Cenerelli, che occasione che non è riuscito a sfruttare. Palla direttamente in fallo laterale, diciamo, è un suo che ha costruito tanto, forse ha fatto anche di più della squadra ospite, ma che ha trovato poco la porta. Adesso un pallone facile per Corrado che lo svirgola, deve stare attento adesso alla squadra di casa. Carmassi in possesso di palla, Carmassi prova a metterla in mezzo, Noli prolunga,
Martino prova a intervenire su Cocco, pallone che resta lì. Martino, bello il suo palleggio, però lo consegna a Cocco il pallone, non a Cenerelli. Calenza, qui c'è il fallo netto di Noli. Trentasettesimo minuto, 1-0 per la Nitrella. Ancora lui, marcatore di questa gara, Bianchi a calciare il pallone. Pallone corto a cercare il cross di Carfora, che arriva proprio sulla linea di fondo. Carmassi intercetta in aria, Calenza, non c'è fallo, tentativo di mettere in mezzo il pallone, nulla da fare per Fortini. Sarà Carfora a giocare la sfera adesso, lascia poi l'incompensa al compagno di reparto, si tratta Silvestri. Pallone toccato in mezzo, pericoloso ancora una volta. Petrillo si appoggia in angolo. 38esimo minuto. Corner da battere per la Nitrella, che si sta affidando spesso e volentieri su queste palle da fermo, ma che praticamente ha arretrato di tanto il baricentro del Suio Terme Minturno dopo il gol che ha un po' lasciato sorpresa la squadra di casa. Adesso c'è fallo da parte di Veglia. E Bianchi è pronto a prendersi il proprio compito di battuta. Ci si attende un cross a rientrare. Manca un giocatore su Carfora in questo caso. Bianchi potrebbe cercare Carfora, vediamo, preferisce però cercare l'appoggio in mezzo, anticipa tutti Martino, poi Petrillo, non c'è Suio però in avanti. Allora la sfera praticamente rimane lì, Fortini torna su di lui, appoggia fuori il numero 7 di casa. Rimessa laterale da battere per Silvestri, quasi un corner per lui. Zamparelli riesce a saltare, allontana di testa ancora Leonardo, alimenta Martino, vediamo se riesce a tenere il palla a piede, poggia in avanti a cercare Cenerelli, preso in controtempo, in anticipo su di lui Cocco, pallone smistato ancora per Silvestri, che adesso sta svolgendo pratiche quasi da centrocampista. Pallone messo in mezzo, Franco riesce ad anticipare Noli, forse fallo su di lui, infatti è così. Pallone battuto da Zamparelli, lancio in avanti, Cenerelli si era alzata però la, linea, la bandierina dell'assistente, adesso l'arbitro se ne ravvede, blocca tutto, concede il fuorigioco. 40esimo minuto, sarà Lisi a battere il calcio di punizione. Va il portiere, pallone che spiove nella zona di Carmassi, praticamente è un porta a porta con Perrillo che blocca, va a rilancio il portiere, Cenerelli appoggia, vediamo chi ci arriva, è Carfora il più lesto di tutti, appoggia per Cocco, Cocco scivola al momento del controllo del pallone, appoggia praticamente su Martino, Martino buona la giocata verso Noli, che però non può giocarla come vuole, cade a terra e si riparte di qua con Merolle, che ha buoni metri di campo, va Merolle, prova a metterla sulla velocità con Veglia, si ferma, scavano praticamente il fosso entrambi, ancora Merolle, invece con Veglia, il pallone che filtra, Alfonso, c'è il fallo in attacco di Alfonso e quindi il pallone dovrà ripartire
per Zamparelli e compagni. Pallone svirgolato, Petrillo messo giù, forse non c'è fallo da parte del direttore di gara. Sfera per Carfora, Merolle, viene in avanti lui, Carmassi trova l'aggancio, può ripartire la squadra con D'Alessandro, lancio in avanti, Merolle di testa, alimenta Fortini, Carmassi, sfera che va in avanti, Franco batti e ribatti praticamente col pallone che non trova quasi mai terra, prova a mettere ordine adesso Calenza, passaggio a cercare proprio Carfora che qui forse commette fallo, infatti è così ai danni di Corrado. Proprio da quella zona è partito il calcio di punizione che ha segnato il vantaggio della squadra ospite. Pallone Martino, vediamo se cerca il triangolo, lo fa per Cenerelli, palla lunga di Cenerelli, non c'è nessuno in area, deve attendere Cenerelli, cross, aveva seguito Silvestri, lo accompagna praticamente fuori, consegna comunque il corner alla squadra di casa, corner che sarà battuto da Giovanni Martino. Sfera lasciata poi a Noli, non sale Zamparelli a saltare di testa, rimane Corrado e Zamparelli entrambi a protezione della propria area, pallone teso in mezzo, Leonardo, palla fuori, 43esimo su questo corner, non la segniamo neanche come azione pericolosa perché la palla non ha neanche lambito lo specchio della porta difesa da Lisi. Pallone rilanciato dal portiere Carfora, elegante nello stop, poi non si intende con Calenza, il pallone però rimane lì. Ora Carfora larga Bianchi, fulcro del gioco della squadra della Nitrella, consegna proprio il pallone a Veglia, un po' vaporoso quest'oggi Veglia, si sono visti i centrocampisti del Suio in fase di impostazione, qui l'arbitro lascia ancora continuare nel corpo a corpo tra Lombardi e Cenerelli. Pallone comodo per Lisi, allora può calciare Lisi praticamente e l'arbitro dice che non c'è recupero, finisce così il primo tempo 1-0, autore del gol Bianchi al 34esimo per una Nitrella che fin qui ha creato poco ma si è trovata a capitalizzare, un'azione da palla da ferma veramente strana che ha colto in fallo il portierino del suo Terme Minturno. Tutto pronto per iniziare questo secondo tempo tra Suio e Anitrella. Suio che adesso si trova alla parte destra dei teleschermi, Anitrella in vantaggio a sinistra. Si attende l'ok del direttore di gara, il signor Julian Bosco, che dà ora il via alle ostilità. Pallone per Battista, Suio che deve recuperare il gol di Bosco su calcio di punizione, pareggio che sarebbe sicuramente un risultato più adatto a quello che si è visto sul campo finora, ma ovviamente contano i palloni messi alle spalle del portiere e al momento la storia dice che solo la Nitrella l'ha messo in rete fin qui. Le immagini sono guidate da Tiziana Palombi con questo pallone che spiove su Calenza, lancio in avanti
Inter praticamente si è dato una strigliata a Cenarelli negli spogliatoi tra primo e secondo tempo, un po' più pulito è tornato in campo, ma ovviamente la cosa sarà momentanea, visto che comunque il campo sta reggendo ma comunque è fangoso, ci sono chiazze di bagnato abbastanza importanti ma anche chiazze d'asciutto che permettono di giocare il pallone a terra. Palla avanti per Cenarelli, Lombardi prova a tagliarlo fuori, rimane Silvestri sul pallone, poi Cenarelli mette la sfera fuori, pallone che sarà battuto da Lisi. È vero che Cenarelli, nonostante il grande sforzo, il grande impegno, è come se non stesse giocando questa partita per via dell'intervento dei due centrali difensivi che probabilmente non gli lasciano ossigeno. Leonardo, pallone avanti per Cenarelli, non filtra la sfera da parte di Silvestri, lontana Lombardi il pallone, Zamparelli di testa sceglie bene il tempo, controllo da parte di Bianchi, poi Calenza mette dietro, poi rilancia in avanti Cocco, Carfora, interviene Franco, pallone che scivola fuori, c'è la rimessa laterale, non c'è nessun fallo secondo il direttore di gara, allora potrà giocarla proprio Corrado in quella zona di campo, la rimessa del terzino sinistro della squadra di Pernice, poi Martino, pallone toccato fuori e qui Martino va a spingere l'avversario, l'arbitro non chiama né falli né ammonizioni, qui Franco va ad allontanare Martino, qui non si è comportato bene il numero 10 di casa, è vero che Lombardi stava allontanando il pallone ma la battuta di Corrado per Leonardo, lancia avanti a cercare Cenarelli, tocco proprio per Lombardi, sfera appoggiata fuori, rimessa laterale ancora per la squadra di casa, verso Leonardo la sfera che prova a gestirla in palleggio, pallone rilanciato dalla squadra ospite, da Alessandro prova ad alimentare l'azione, nulla da fare, Alfonso torna su di lui, ancora da Alessandro, lotta bene su questa sfera, allora Alessandro prova a superare l'avversario Merolle, alla fine sfera fuori, richiamata anche in questo caso dal direttore di gara, da Alessandro, prova a farsi sentire con il fisico adesso il suo Terme Castelforte, bisogna stare attenti anche perché l'arbitro dovrebbe presto togliere la polvere dal taschino dove risiedono i cartellini gialli, l'ultimo cartellino risale al 28esimo minuto del primo tempo, Lisi, controllo di Carfora, addirittura il tiro per Rillo in due tempi, riesce a intervenire, arriva Carmassi in fuorigioco, Leonardo rilancio in avanti dalla squadra di casa, Anitrella prova a sfruttare le insicurezze di Perillo, intanto il pallone messo fuori, la rimessa sarà di Coco per Bianchi, dà il tuo al pallone, poi il passaggio verso Carfora, una zona non perfetta di campo, riesce a tornare indietro da Bianchi, cross da Alessandro, controlla la sfera, Petrillo non può arrivarci, preso un po' in questa morsa dei palloni che passano da attacco a difesa, Petrillo, sia lui che Martino non stanno avendo vai. Buoni palloni, qui Lombardi non ci pensa su due volte, old school, spazza via senza pensarci su due volte, sarà Corrado a giocarla, a cercare Cenarelli, va al centravanti, su lui ritorna Lombardi, non è rigettato per Corrado, il cross in mezzo è tagliato fuori Petrillo, sfera infatti che taglia tutta l'aria, lascia scorrere Merolle, riesce a chiudere ogni varco numero 3 ospite,
sfera che sarà da rimettere da fallo laterale proprio per Merolle. Da Alessandro, serie di batti e ribatti, sfera che termina però fuori per la rimessa che sarà ancora del suo domiturno. Da Alessandro, cercare Cenerelli che però se controlla quei palloni non è in mezzo all'aria. Pallone girato, parata di Petrillo, non è riuscito a trovare Martino, forse giudichiamo così l'intento di Petrillo, non il tiro a porta ma bensì a cercare Martino. Controllo di Veglia, deve ritornare indietro su D'Alessandro, addirittura si va dal portiere, lancio di Perillo, Silvestri di testa, Franco, ottimo la scelta di tempo per l'anticipo, Leonardo svirgola a cercare Martino, c'era Corrado in sovrapposizione, servito bene da Noli, va Corrado, può presentarsi in aria, esce su di lui Lombardi che accompagna il pallone fuori di fisico. Buona Diego! Non ci pensa su due volte col fisico, non si scompone mettendo fuori tempo Corrado. Lì si abbattere il calcio di rinvio, mentre si avvicina al decimo minuto del secondo tempo. Carfora, interviene Martino, passaggio per il triangolo con Noli, pallone messo in mezzo, Leonardo, ultimo tocco il suo, può ripartire in avanti la Nitrella. Sarà Coco, Carmassi per Calenza, chiuso da Zamparelli, cade in aria Calenza, c'è solo rinvio per il direttore di gara, nessun fallo da segnalare, azione dubbia comunque al 7:50 di gara del secondo tempo. Corrado, rinvio profondo a cercare Martino, lo stop di Petto a seguire, Cocco su di lui, Martino tiene un ottimo pallone, poi Noli, tutto chiuso, il passaggio per Martino, il pallone a rientrare, Petrillo, c'è la chiusura di lui da parte di Lombardi, ancora Martino a rimettere in gioco, poi lascia il compito a Corrado, proprio per quest'ultimo colpo di mano di Carfora, sarà calcio di punizione. Fa arretrare la posizione di battuta da parte del direttore di gara. Sarà Veglia a battere il pallone. Allora, sicuramente calciare a spiovere. Veglia, primo palo, qualche modo svirgola fuori Lombardi quando il cronometro ci dice che siamo al nono minuto del secondo tempo, prima azione pericolosa. Diego, ancora un corner per il Suio che prova a stare lontano dalla linea difensiva, ancora prima pala, ancora corner, potremmo dire così, si ripete l'azione mentre Veglia chiede un altro pallone, non si sposta di un centimetro l'area di gioco, ancora Veglia cerca probabilmente un pallone non più sul primo palo, adesso si butta in aria Cenerelli, seguito da Lombardi, praticamente cinturato Cenerelli e l'arbitro chiama fallo a favore degli ospiti, anche se praticamente qui si è visto grande quanto una casa, che Cenerelli era praticamente inchiodato a terra da Lombardi, ci vuole un po' di occhio in aria. Ci vuole un bel po' di occhio, non è facile, ma era abbastanza eloquente il movimento di Cenerelli. Nessun cambio ancora tra le due formazioni,
sono ancora i 22 effettivi che sono scesi in campo sotto la pioggia battente dei primi 3 minuti. Cafra lo stop a seguire, se l'era perso forse un centrocampista, prova ad alimentare Cafra, l'apertura a cercare Cocco, prova a fuggire via a Corrado, ritorna in seconda battuta Noli. Noli in qualche modo conquista anche la rimessa laterale. Pallone sarà giocato da Corrado. Cercare Noli, domestica il pallone, poi lo consegna praticamente a Carfora. Carfora pronto a calciare in mezzo il cross, testa in qualche modo, sbroglia la matassa il suo. Veglia, cercare Petrillo. Buono il suo movimento a rientrare di Petrillo, poi Lombardi, esce dietro Martino, non riesce però a far passare il pallone Martino. Buona la giocata di Lombardi. Calenza murato da Leonardo, ma termina fuori. Deciso! Deciso! La giocherà Cocco. Leonardo in qualche modo arpiona, torna sulla sfera Calenza. Petrillo profondità a cercare Cennarelli, il pallone filtra ma praticamente torna comodo per Lisi che può addomesticare e poi far ripartire l'azione. Carmassi in avanti per Carfora che però era nel contromovimento a richiudere praticamente indietro. Zamparelli cercare Martino, non un controllo felicissimo, fugge via Carfora, non evita però il fallo laterale. Ancora Corrado in battuta per Martino che filtra Lombardi, anticipa Cenerelli. Carmassi prova a girarsi, nulla da fare per lui, rinvio in profondità da parte del suo. Non può controllarla però Cenerelli in questo caso, spazia via ancora Lisi, pallone per Fortini, torna Veglia sulla sfera e qui Fortini scalcia su Veglia, l'arbitro lascia continuare. Lo stesso Fortini a tornare sul pallone, c'è D'Alessandro in chiusura, palla messa in mezzo per Carfora, si gira bene poi frena a terra, nulla da segnare secondo il direttore di gara. Il rilancio di Perrillo, interviene Cenerelli, Martino, poi c'è il tocco di Cocco, no, l'arbitro ha visto l'ultimo tocco di Martino, non d'accordissimo. Cocco sarà lui a battere, interviene sul pallone Martino. Noli non riesce a domesticare la sfera che sfugge via, allora Bianchi la apre dall'altra parte dove Alfonso fa un po' di straordinario ma riesce ad arrivare sul pallone, controlla a cercare Carmassi che ha il compito praticamente di stare lì, gravitare in quella zona e prendere i palloni che arrivano, e questa volta si prende anche il fallo dalla posizione dove prima Bianchi praticamente allo specchio ha segnato il gol del vantaggio. Manca qualcosa, manca il centrocampo, proprio dire così, la squadra di Pernice, anche perché si lancia il pallone avanti verso Cenerelli, ma praticamente Cenerelli ha quei due francobolli attaccati che gli tolgono tutto l'ossigeno. Bianchi allora pronta a calciare, mentre Perrillo va a mettere solo un uomo in barriera. Ma Bianchi pallone a rientrare di testa Carmassi, sfera che resta lì per Rillo e poi c'è il gol Carfora, gol stranissimo, 14° minuto del secondo tempo, 2-0 Carfora, quando il pallone sembrava fermo praticamente nessuno è stato pronto a rilanciare la sfera, adesso è un po' in bambola la squadra di Pernice, sempre sul calcio di punizione, sempre pallone inattivo e sempre gol per la squadra ospite, segnato da Carfora. ...2-0... immeritato ma comunque 2-0 adesso per il suo termine in turno.
Leonardo tiene il pallone in gioco, poi lo perde, l'ultimo tocco di Carfora, autore del gol del 2-0, Sandrino Carfora, ex Formia. Scritto belle pagine a Formia Sandro Carfora, sempre indiavolato sulla fascia destra. Gol però che è frutto ancora una volta di un errore in fase difensiva della squadra di casa. Carmassi si propone, Alfonso, servito da Carmassi, arriva sul pallone Alfonso, si presenta e tira e c'è gol. Alfonso, 16° minuto, Alfonso 0-3, e adesso rischia l'imbarcata la squadra di Pernice, praticamente non sta giocando più il suo. Il punteggio, pallone che torna a centrocampo, una Nitrella che praticamente ha capitalizzato due azioni con Carmassi, un calcio di punizione e un pallone aperto per Alfonso che praticamente ha messo alle spalle di Perrillo un pallone neanche irresistibile. Calcio di punizione, 16° minuto, ci si trova sotto 0-3 adesso, maniera immeritata, ma è comunque uno 0-3. Tanto qui svirgola Silvestri. Calcio d'angolo. Pallone che ripartirà dal corner. Martino si propone la soluzione dello stretto. Tentativo di cross ribattuto da Cocco. Sfera lanciata per Corrado. Va Martino a mettere il cross basso in mezzo. Ancora pallone rinviato da Fortini. Rimessa laterale. Pallone giocato, la gira in mezzo Noli, nulla da fare, pallone che torna da lui però. Palla lunga che si perde fuori. E pallone che potrà ripartire con Lisi. Adesso mandando a scaldare un po' di uomini Pernice, mentre Bottoni tranquillamente passeggia godendosi il risultato di 3-0, forse col braccio a Calenza, infatti abbastanza netto il tocco. Leonardo predica nel vuoto adesso, pallone che si perde. Siamo alle soglie del 20°. Va a giocarla Coco. Di testa il pallone di Leonardo, poi Veglia, Noli, e qui non si intende con Veglia. E fuori dal campo mentalmente il suo in questo frangente. Carfora, pallone per Zamparelli. Leonardo per Martino, un po' laborioso questo controllo di palla, appoggio per Leonardo, l'apertura a cercare Petrillo, c'è Merolla in anticipo, una Nitrella non irresistibile ma che purtroppo sta dettando legge su quello che è il punteggio per il suo. La squadra di Bottoni ha fatto un'ottima partita in chiave difensiva, questo è il punto di partenza, poi tanto sacrificio. Tanto va fuori il numero 11, Veglia, che paga praticamente tutto il voto sbagliato del centrocampo. Abbiamo visto il cartello alzarsi, ma dovrebbe essere Ionta se non vado errato. Leggeremo il numero di maglia del giocatore appena sarà possibile. Si tratta infatti di Ionta, allora cambio Veglia Ionta, tanto rimane a terra una botta Leonardo. Rimasto a terra un giocatore della Nitrella, continua a giocare il suo. Non c'è avanti da parte di Petrillo, sfera fuori.
adesso Carmassi e Franco a discutere tra loro, mentre c'è a terra della Nitrella lì nell'area di Petrillo. Viene autorizzata adesso l'entrata dello staff sanitario. Pallone che è rimasto fermo per questo infortunio ad Alfonso, l'autore del 3-0. Pallone per Leonardo, che rimane Carfora, poi Carmassi conserva questo buon pallone. Lancia a cercare ancora Carfora, la mette sulla vicinità su Corrado, saluta e se ne va. Ancora Carfora, entra in area di rigore, palla a piedi, il cross in mezzo, non interviene nessuno, pallone pericolosissimo. Poi Perrillo in qualche modo di pugno, lontana poi da Alessandro. Sfera che rimane lì, Lombardi, si trova il pallone comodo tra i piedi. Calenza, all'indietro per Silvestri, invio lungo in avanti, anticipa tutti Corrado, si prende il pallone, può viaggiare sulla fascia. Cercare Petrillo, che adesso si è scambiato di posizione con Martino. Petrillo perde il pallone, però rimane Corrado in possesso di palla, prova ad accentrarsi Corrado, il tiro lì si stende, bella per la scena ma poco fruttuosa l'azione. Bartelisi, pallone in avanti, Zamparelli tagliato fuori da Carmassi, frana a terra Carfora, commette fallo su Leonardo. E qui praticamente Pernice ha cambiato un po' la situazione con l'ingresso in campo da parte di Ionta, messo praticamente Martino quasi a girare attorno Cenerelli per prendersi magari qualche pallone sporco, un ipotetico 4-4-2 molto offensivo, perché due esterni sono d'attacco come Petrillo e Ionta. Proviamo a spiovere in mezzo, c'è il fuorigioco. Spera che sarà comodo in ripartenza da parte della Nitrella con Perrillo che la gioca su Corrado. Leonardo a cercare da Alessandro, che fin qui non ha quasi mai spinto su quel lato di campo. Cenerelli intercetta il pallone, lo stop a seguire di Perrillo, Martino, l'apertura in mezzo, lì si esce bene, poteva arrivarci né Ionte né Petrillo in questo caso. 25esimo, 20 minuti per le speranze del suo minturno. Noli non riesce a intervenire, a Calenza porta a passeggio il pallone. Merolle, pallone lanciato in avanti per Alfonso. Frana a terra, commette fallo proprio l'attaccante su D'Alessandro. Lancia in avanti Calenza, può controllare con Bianchi. Carmassi quest'altro non riesce a far filtrare il pallone, ma è preda di Calenza, ancora la sfera Suio che non esce da quella posizione di campo. Lombardi, passaggio in avanti di Cocco. Carfora cerca un triangolo lungo, sembra in anticipo Corrado. Carfora entra in maniera fallosa. Parte allora Franco, sarà il calcio di punizione per lui, intercettato da Calenza,
Petrillo per Martino, lo stop a seguire. C'è Cenerelli che riesce a intercettare questo pallone, messo giù, subisce fallo da Silvestri. Andrella molto alta come squadra a livello fisico, tutti longilini e alti i giocatori in maglia nera. Calcio e punizione, da quella posizione Leonardo potrebbe anche calciare verso la porta di Lisi. Vediamo quale sarà la scelta, se Franco o Leonardo. Parte Leonardo, pallone teso verso la porta, Lisi in due tempi riesce a parare. Pallone che comunque era stato visto in partenza dal portiere. D'Alessandro lancia in avanti di testa, anticipa tutti i Silvestri, poi Ionta prova a domesticare il pallone, non la fare per lui, rimessa laterale però conquistata per le maglie gialle. D'Alessandro la gira per Zamparelli, poi Franco, sale Franco, l'appoggio è verso Leonardo, lancia in avanti, in qualche modo svirgola il pallone della squadra ospite. Adesso Carmassi, fuori gioco per lui, segnalato al momento in cui il numero 9 si interessa alla sfera. Calcio di punizione battuto Corrado, non riesce a far passare il pallone ancora Corrado, poi Franco. Sono pronte sostituzioni sia per la squadra di casa che per gli ospiti della Nitrella. Intanto Fran a terra, Cenerelli, non c'è calcio di punizione, c'è solo rimessa laterale per gli ospiti. Vediamo se si concretizzano i cambi. No, l'arbitro lascia continuare. Pallone per Fortini, allarga per Alfonso, autore di un gol. Però Fortini, anzi Merolle, saluta ad Alessandro. Arriva al cross basso, poi devia ad Alessandro in fallo di fondo. C'era corner però. Adesso si possono concretizzare i due cambi. Esce numero 5, Corrado. Fuori Corrado per la squadra di casa al 28esimo. Entra il numero 17, Berrengia. Entra Berrengia, fuori Corrado. Questa è la scelta della squadra di casa. Mentre il corner di Leonardo, calcia il pallone proprio per Rengia, riesce a intervenire, pallone domesticato dalla Nitrella, il cross largo a cercare Silvestri che è rimasto in attacco, domestica il pallone numero 5, può fare il controcross, arriva Leonardo più lesto di tutti, riesce a spazzare via in destra Lombardi, alimenta l'azione, Carmassi lo accompagna quasi all'uscita, Zamparelli, pallone che gli scivola via, rinvio dal fondo che sarà per Perrillo e compagni. Pronta anche la sostituzione per la squadra ospite, uscirà Carmassi, partita da 8 per lui, mancato il gol ma praticamente fatto reparto da solo. E che reparto, adesso è in fuorigioco lo stesso giocatore, mai fuori posto Carmassi, molto altruista. Vediamo se l'arbitro consente al cambio, sì, fuori Carmassi, esce tra gli applausi di qualche tifoso ospite Carmassi. Gli succede in campo il numero 19, si tratta di Mastrantoni. Ottimo elemento Carmassi,
punto di forza di questa Nitrella quest'oggi. Franco va al rinvio lungo, Silvestri spazza, controspazzata praticamente di Leonardo, pallone lungo, Cocco, la sua rovesciata praticamente, il pallone spazzato in fallo laterale, può recuperare metri di campo il suo a giocare con la rimessa che sarà di Ionta, cercare Martino tra le linee, prolunga ma è lontanissimo Cenerelli, non è spazzato, non ci sono maglie nere. Zamparelli per D'Alessandro, Verrengia, toccato duro, c'è la munizione per Merolle, ammonito quando siamo al 31esimo minuto, mentre rimane a terra proprio penso Merolle in quella zona di campo. Sì, è il numero 3. 32esimo minuto, ultimo quarto d'ora. Zamparelli lascia il compito della battuta a Noli sotto gli occhi di Bottoni. Non è scaraventato in mezzo da Noli, Petrillo non ci arriva, riesce in qualche modo a toccare ma fallo laterale solamente per la Nitrella. Rimane in attacco il Suglio, ma ovviamente il pallone ce l'avrà la squadra ospite. Rimessa di Cocco, lunga, ci arriva Calenza, può gestirla, riesce in qualche modo a rovesciare verso il nuovo entrato Mastrantoni, va il numero 19, cercare di fare varco, Mastrantoni cross morbido in mezzo, non lo va a fare, non rinvia lontano questa volta Franco, pallone che arriva nella zona di Petrillo che un po' arretrato proprio la gelazione adesso, fungendo dal terzino. Tanto Alessandro si perde l'avversario e per poco non arriva la doppietta di Alfonso al 33esimo minuto. Alfonso stava per sorprendere ancora una volta Petrillo. Allora è già ripartito Leonardo. Funge praticamente da collante tra il reparto arretrato e centrocampo. Cosa che però poi non riesce a portare frutti e a mettere in movimento i centrocampisti di Pernice. Intanto Verrengia mette in mezzo il pallone, fuori causa tutti i giocatori del suo termine in turno, serie di batti e ribatti, spazza via il pallone alla squadra ospite. Franco, comoda per Zamparelli, la controlla l'altro centrale difensivo, sfera per Noli, cercare Cenerelli, non addomestica Cenerelli, prova a tornare Ionta sulla sfera, non la fa, ha ordinato il gioco della Nitrella in questo caso. Mastrantoni subisce fallo da Franco, calcio di punizione che sarà battuto da Lombardi. Ottima la gara fin qui giocata dal numero 6 ospite. Mastrantoni non riesce a controllare, poi Bianchi ancora una volta a mettere ordine per Mastrantoni, non apre verso Carfora, torna su di lui però un ottimo Leonardo. Noli prova a dettare passaggi, nulla a fare per lui, il pallone però si perde su questo lancio tra i comodi piedi di Lisi che poi chiude anche sulla corrente Verrengia. Rinvio lunghissimo di testa Leonardo, spazza praticamente fuori. Messa che sarà da giocare per la Nitrella. 35esimo. Palla che rimane lì, Calenza. C'è Carfra che si propone, viene servito, l'ha salutato Ionta, Petrillo. Permette il cross ma è comodo
intervento del portiere. Come verso Verrengia, prova a portarsi a passeggio il pallone, su di lui Alfonso, già rimessa il pallone per Martino, lascia rimbalzare forse una volta di troppo Martino, pallone perso in questo caso, rimessa che sarà del numero 17 ospite, arriva ad Alessandro a lasciare il compito allora per Rengia. Va alla battuta il numero 2, quasi un corner di testa, Cenerelli non interviene, palla che resta lì, Cenerelli a lottare sul pallone, poi sbroglia la matassa Calenza, Massantoni mette giù, praticamente si è posizionato nella stessa posizione di Garmassi a svolgere lo stesso utile ruolo, quello di boa, ad appoggiare il pallone, far salire i compagni, serie di batti ribatti, cade a terra un uomo, si tratta di Perrillo, calcio di punizione allora per la squadra di casa. Mentre il tempo è minaccioso, ma continua a reggere. Alessandro osserva il piazzamento dei compagni, si è sbilanciato anche Franco in attacco. Tanto ormai c'è poco da difendere, sarà Petrillo a battere il calcio di punizione. Molto laborioso. Palla in mezzo, si gira Martino, rimane a terra l'arbitro, però chiama il fuorigioco. Ha cercato la rovesciata Giovanni Martino in area di rigore. Bloccato però dal guardaline mentre si scalda anche Fofana, classe 2000 della Nitrella. Franco, il pallone rimane libero per Carfora. L'apertura Mastrantoni, non riesce a far passare il pallone per Calenza. Però Mastrantoni su lui Zamparelli lo accompagna verso l'uscita. Bianchi, lo scambio con Cocco. Pallone comodo sul quale arriva il portiere Perrillo, ovviamente agevolato dalla chiusura di Franco. Martino prova a domesticare il pallone. Sfera per Verrengia. Cross in mezzo di Verrengia, pallone che taglia l'aria, non ci arriva Ionta. Cocco accompagna la sfera, lancio in avanti, c'è fuori però la sfera per Carfora, la rimessa laterale, Ionta per Franco. Il lancio in avanti di Franco, interviene Lisi. Trentottesimo, 3-0 ancora, che non cambia Calenza, lo stop a seguire Franco, interviene puntuale sul pallone. Ci sarà rimessa da parte di Cocco, buona la partita del classe 99. Calenza domestica un ottimo pallone in palleggio, passaggio di ritorno su Cocco. Bianchi, se vogliamo dare un merito al suo è che non ha smesso di lottare, se vogliamo dare un merito alla Nitrella è che ha capitalizzato al meglio una partita senza sbavature, potremmo dire così. Lancio di Silvestri per Mastrantoni. Calenza ha dimostrato di essere la terza forza del campionato, la squadra ospite, e con tutto rispetto ne vale fin qui la posizione in campionato e soprattutto i 20 punti acquisiti fin qui. Adesso si perde la sfera Petrillo, si lamenta con i compagni per non aver chiamato l'uomo in arrivo. Da Alessandro l'apertura a cercare Martino che spazia su tutto il fronte d'attacco, l'appoggio per Leonardo, va Leonardo, prova a caricare il tiro ma praticamente infrange su una specie di barriera, quella delle maglie nere che lo avevano accompagnato fino a quella posizione. Martino ancora il passaggio per Petrillo, prova a crossare in mezzo Petrillo, pallone rimpallato, Silvestri evita addirittura il corner, riesce a disimpegnarsi bene. Mastrantoni lotta su questo pallone, lo recupera, lo rende addirittura giocabile per Carfora che supera un uomo, poi l'appoggia ancora dietro Mastrantoni, fungere lui da centrocampista, poi c'è un fallo in questo caso da parte di Zamparelli,
40° minuto. Suio che sembra ormai rassegnato a rimanere a quota 12 punti e nella prossima giornata avrà un altro avversario molto ostico, il Real Cassino. Squadre quest'anno un po' attardate in classifica a 13 punti, ma che praticamente precede di una sola lunghezza al momento la squadra di Pernice. Ma ovviamente è un campo dove non si vince facilmente, quello di Cassino. Calcio di punizione per Leonardo e compagni. C'è un cambio però. Entrerà Signore. 11 per 17, anzi 7 per 17. Cerchiamo di capirci qualcosa. Ci sono due cambi. Allora esce Alfonso ed entra Fofana per la squadra ospite al 41esimo, quindi fuori Alfonso e dentro Fofana. Fuori Petrillo, dentro Signore. Signore maglia 15, classe 98, iniziato la carriera da attaccante. Vediamo dove lo va a piazzare adesso Pernice. Sembra quasi a centrocampo, al centro con Noli. Pallone per Fofana, appena entrato deve chiudere su di lui D'Alessandro. Riesce nel taglio, ottima la chiusura di D'Alessandro, che praticamente ha tagliato tutta la propria zona di competenza in linea difensiva. E Signore ha preso il posto di centrale di centrocampo con Leonardo, che praticamente è andato a far coppia con Cenerelli. Pallone in mezzo per Rillo, comodo in due tempi, riesce a bloccare. Lancio in avanti di Martino, cercare Leonardo, Silvestri in anticipo. Leonardo riesce a intervenire in prima battuta, poi in seconda battuta si perde il pallone. Buon il controllo di Fortini. Pallone è controllato da Signore sulla linea mediana. Signore intergenza un po' troppo con il pallone, lo consegna a Noli. Lancio a cercare Verrengia, non c'è, sì, c'è fuori gioco da parte di Verrengia. Adesso sembra quasi una difesa a 3 per il Minturno, con Zamparelli, Franco e D'Alessandro. Centrocampo formato da 4 uomini, ma praticamente due centrali che sono Signore e Noli e due esterni che sono Martino e Ionta, e poi un tridente d'attacco con Cenerelli e Verrengia, oltre ovviamente a Leonardo, anche se Martino praticamente chiamarlo centrocampista è un po' un eufemismo in questo frangente, che sono praticamente d'attacco. Tanto Petrillo si trova il pallone comodo per questa giocata, va a rilancio il portiere classe 2000, uno dei millennials in campo. Calenza, Bianchi lascia seguire per Fortini. Silvestri allora chiama in campo Lisi a giocarsi con i piedi questo pallone. Signore anticipa tutti, possesso palla per lui, prova a puntare in avanti, c'è Verrengia, ancora un fuorigioco di Verrengia. Richiamato dal signor Bosco. Sarà il calcio di punizione allora da parte di Lisi, mentre è pronto un cambio negli ospiti, ancora uno fuori Celenza, ma dentro il numero 16, si tratta di Delellis. Celenza per Delellis, quando praticamente è scattato il 45esimo minuto. Delellis in campo per questi ultimi minuti, classe 99.
pallone lanciato Fofana, controllo, entra Martino su di lui, pallone che rimane giocabile però da Alessandro, cerca Zamparelli, sfera alzata in questo caso, ancora Zamparelli, stop a seguire, lancio in avanti Leonardo, il colpo di testa, non ci sono compagni però lì si può tranquillamente gestire. Quarantaseiesimo minuto trascorso, Ballisi al rilancio, Carfora in qualche modo per Mastantoni, controlla poi l'appoggio per proprio per Delellis, lo segue signore Delellis, il cross in mezzo, pallone che dà per un attimo l'illusione del gol ma termina lontano dai pali. Rinvio dal fondo per il suo che ormai attende solo il triplice fischio. C'è poco da fare per quanto riguarda il risultato. Pallone lanciato per Verrengia, Leonardo. Martino addomestica il pallone. L'appoggio ancora per Leonardo. L'apertura a seguire per Martino, ma il pallone non raggiunge il numero 10 ospite. Alessandro per Zamparelli, Noli porta a passeggio la sfera, recupera metri di campo. Suio più sveglio in questo frangente con questo tipo di schema. Cenerelli fra a terra, non c'è fallo. Una partita non da ricordare per Cenerelli, ma non per suoi demeriti in questo caso, ma per meriti dei difensori ospiti. Mastantoni qui, signore, chiude bene sul numero 19. Calcio di punizione da giocare per la Nitrella, anzi rimessa laterale per Bianchi, l'appoggio per Coco, arriva Cenerelli, pallone fuori che deve però abbandonare il pallone. Coco per Carfora, appoggia al mittente il pallone, Zamparelli allontana, Noli, passaggio a cercare Leonardo sulla corsa per Martino, ne prese con Merolle, mette in mezzo Verrengia, il tiro di Verrengia, la parata ottima da parte di Lisi, bella l'azione che prosegue però sul limite e poi giù, messo Leonardo, non c'è fallo. Riparte la squadra ospite e l'arbitro dice che può bastare così. Al 48esimo minuto, quasi 49esimo, l'arbitro dice che può bastare così. Perde 3-0 il Minturno. Al 34esimo Bianchi per l'1-0 nel primo tempo, poi nel secondo tempo in due minuti, 14esimo e 16esimo Carfora e Alfonso per un 3-0 finale che lascia l'amaro in bocca al Minturno, ma che purtroppo è stato realtà di questa gara. Io vi ringrazio Tiziana Palombi per essere stata con noi, vi ringrazio per averci accompagnato in questa partita, è linea che va alla post gara. Mister Bottoni, non era facile giocare oggi, ma una Nitrella ordinato su un campo difficile ha portato via un 3-0 abbastanza sontuoso contro questa squadra. Sì, al di là del risultato che forse magari il secondo tempo, una volta fatto il secondo gol, poteva essere anche maggiore, però penso che andava bene anche un risultato meno roboante, come dire. Però fatto sta, siamo stati ordinati, l'ha detto lei, una partita accorta, giusta, un'ottima fase difensiva, e sono campi difficili dove è sempre difficile venire a prendere 3 punti, ecco. La Nitrella che prima di questa gara era la terza forza del campionato, ha sorpreso un po' tutti e soprattutto sta spiazzando per quella che è la propria solidità. Sì, noi abbiamo costruito in estate una squadra penso importante,
venivamo dal salto di categoria dell'anno scorso, quindi un gruppo consolidato che ho avuto con me anche in altri campionati, diciamo che ci conosciamo da tempo, sappiamo quello e so quello che mi possono dare. È stata costruita una squadra importante, certo l'infortunio di Cardinali è pesato, sta pesando, però guardiamo avanti con fiducia, ecco, siamo contenti di essere la sorpresa del campionato. Cosa succede a questi campionati, sia in promozione che eccellenza, dove le neopromosse spesso e volentieri fanno vedere grandi cose? Ma guardi, io partirei dall'aspetto mentale, perché penso forse la leggerezza, il fatto di non avere la pressione di città, squadre, piazze più importanti della nostra, perché parliamo di una frazione del comune di Monte San Giovanni di 700 abitanti, pensiamo che giochiamo contro Gaeta, Formia, Terracina, Ferentino e mi fermo qui, queste sono vere e proprie città, neanche paesi, quindi a noi il fatto forse di avere meno pressione rispetto agli altri, però sappiamo di avere una squadra che può dare fastidio a tutti. La prossima è una partita determinante sul vostro campo perché arriva la Mistral Gaeta, squadra che fino ad oggi era la capolista, quindi per stare lassù bisogna giocarsi bene queste partite. Assolutamente sì, è un premio per i ragazzi, la partita di domenica sarà uno spettacolo di pubblico, di classifica anche, perché arriva in un momento dove noi abbiamo accorciato la classifica, quindi sarà bella giocarla soprattutto per i ragazzi perché se lo meritano. Poi certo Gaeta non la scopro certo io, non vengo a dire i nomi e la squadra che ha allestito quest'estate, noi abbiamo tanto rispetto ma sicuramente ce la giocheremo a viso aperto. We'll be right back.